buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Bene ragazzi, io sono abbastanza contento della situazione, quindi dell'evolversi del calciomercato del Pisa. E poi vi voglio dire questo, ragazzi, purtroppo io per impegni di lavoro quest'anno, il primo mese di settembre, passerà, perché farò sicuramente dei video, diciamo così, commenterò la partita, ma non riesco a fare altro. Poi con Matteo ci siamo già sentiti, partirà il terzo tempo dalla metà di ottobre in poi, quindi mi raccomando, questo ve l'anticipo già fin da adesso, e poi riprenderà tutta via via la situazione, i soliti programmi, ma sicuramente aggiungeremo qualcosa, sicuramente ci sarà Maurizio con noi durante il terzo tempo, io credo, e se non è durante il terzo tempo si farà comunque live, delle dirette, via discorrendo. Quindi quest'anno sarà piena veramente, seguiremo il Pisa passo passo, perché quest'anno secondo me il gioco vale la candela veramente, perché abbiamo visto un Pisa rivoluzionato, sicuramente un Pisa rivoluzionato. Io ho veramente fiducia in Inzaghi, fiducia negli acquisti. Ho visto, diciamo così, il nostro DS Vaira attenzionato, Knaster ha ulteriormente, diciamo, buttato sul piatto più di 50 milioni, quindi, cioè, voglio dire, abbiamo speso fino a oggi, la società ha speso più di 10 milioni, quindi voglio dire, ci sono tutte le prospettive per far bene. Quest'anno secondo me il Pisa dirà la sua, perché gli ultimi acquisti sono stati veramente attaccanti centrocampisti di valore, tecnici, quindi per me è un Pisa quest'anno che ci farà divertire sicuramente. Mi sono abbonato già da un po', perderò qualche partita all'inizio, pazienza, non mi interessa, però me la vedrò come riesco, sicuramente riuscirò a vederle, certo questo è poco ma sicuro, però diciamo così, poi ripeto, dalla metà di ottobre in poi si partirà alla grande. Adesso dice tanto, è stato Frosinone, ho visto la partita veramente spaziale, secondo me è un Pisa in palla tutto e per tutto, e non ancora al top, cioè nel senso non ancora con gli ultimi acquisti, quindi poi stanno lavorando ancora in casa Pisa per portare, diciamo, Zanimacchia, io spero veramente di sì, e poi un altro centrocampista, insomma, alla fine un po' di innesti ancora, ma io credo che quest'anno mi dispiace per Esteves, peccato, vabbè, comunque Inzaghi, un allenatore, diciamo così, navigato per la Serie B, sempre. Vogliamo parlare del portiere, sempre, a me mi è sempre piaciuto, quindi bene la società, bravi tutti, e quest'anno siamo secondo me si parte bene, e non voglio dire Serie A diretta, ma questa squadra playoff a occhi chiusi, se così non dovesse essere, ma perché c'è qualcosa che non va, perché se no altrimenti quest'anno i playoff non ci rileva nessuno, ma le playoff e altri, io credo che, ma non voglio poi, insomma, dire cose che, ma io lo vedo bene. Io ho visto una partita contro Frosinone, al di là che abbiamo sempre fatto male, diciamo così, in Coppa Italia, prime partite, bene con l'Inter, pareggio, poi mi hanno detto, dice, no, ma perché Frosinone non è ancora in palla? Sì, chiaro, calcio di per agosto, chiaro, un calcio di agosto, diciamo così, ma se tanto mi dà tanto, adesso vedremo, contro lo Spezia ci sarò allo stadio, alla Settila, all'Arena, stadio Romeo Ancolentano, quindi io credo che insomma, adesso vediamo con lo Spezia, ma io non dico che, ma secondo me se si gioca come abbiamo giocato contro il Frosinone, forse anche meglio, perché poi sono arrivati questi nuovi acquisti, quindi Pippo Inzaghi ha la possibilità di spaziare, no? Sia al centrocampo che in attacco, sicuramente sì. Che dire, giocato con un 3-4-2-1, va bene,
ha dato i suoi frutti. Un Beruato, ho visto un Beruato cambiato, ho visto un Beruato con un altro passo, speriamo di non essere smentito, ho visto un Beruato veramente con un altro passo, è tornato ai vecchi santi, diciamo così. Bene, ma io credo che il male del Pisa, tra virgolette, se lo vogliamo chiamare male, l'anno scorso è stato un DS poco presente, non... e poi c'è stato purtroppo un allenatore che io ho sempre detto predestinato, che non ha dato la spinta giusta. Ci siamo salvati, meno male ci siamo salvati quest'anno. Se volevamo qualcosa di più, insomma, abbiamo chiesto alla società, lo sapete, a gran voce, a più riprese abbiamo chiesto qualcosa di incisivo ed è arrivato, e non è ancora chiuso il calciomercato, quindi voglio dire, si sta lottando, ripeto, per uno Zanimacchi. Io spero che venga alla corte di Inzaghi, venga all'ombra della torre, e poi io credo che ci siamo. La spinta giusta la dà l'allenatore, spinta giusta l'allenatore deve fare gruppo, l'allenatore diciamo così è quello, il fattore determinante è l'allenatore, non c'è niente da fare. Le idee fresche, le idee positive, un allenatore, noi abbiamo un allenatore, ma non perché, ma perché è un allenatore navigato per la Serie B, un allenatore che ha portato tante squadre in Serie A, un allenatore che secondo me può fare la differenza e farà la differenza sicuramente. Quindi partiamo da Semper e poi andiamo via su per parlare del centrocampo, per parlare dell'attacco. Quest'anno vedo un Pisa, poi magari posso essere anche smentito e magari poi mi ricrederò, magari poi, ma non credo perché gli acquisti sono stati in questi ultimi 20 giorni determinanti. Il fattore è stato il fattore determinante, quindi dopo Bormio si sono dati, insomma, Inzaghi ha avuto le idee chiare e ha detto qua ci vuole questi elementi, e questi elementi sono stati prontamente acquistati dalla società. Stiamo ancora dietro, ripeto, un altro paio di elementi che io spero, soprattutto per un Zanimacchi, io credo, spero che, ripeto, venga all'ombra dell'attore, perché a me è un giocatore che piace e piace alla grande. Bene, io, diciamo così, ho fatto un giro tutto tondo. Niente, aspettiamo sabato alle 20:30 e affronteremo lo Spezia di Luca D'Angelo. Ma io credo, ripeto, che se tanto mi dà tanto, il Pisa farà una buonissima partita, e io credo che già dalla prima ci divertiremo, e ci divertiremo alla grande. Bene, commentate se vi è piaciuto questo video, ovviamente pollice su, e mi raccomando, continuate a seguire il canale. E niente, io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. A sabato!